Grazie, bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta Sacher. Questa torta venne creata nel 1832 da un panettiere sedicenne chiamato Franz Sacher, a cui il grandissimo cancelliere di corte gli chiese di fare una torta perché stava arrivando un invitato e anche perché il povero pasticcere era gravemente malato. Allora, visto che a questo ragazzino gli piaceva da morire la cioccolata, decise di creare una torta che appunto aveva come protagonista questo ingrediente. Al primo assaggio il cancelliere se n'è completamente innamorato e ha dedicato la torta appunto a questo ragazzino, chiamandola Sacher. E da allora questa ricetta viene custodita dentro una cassaforte sotto chiave. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questo delizioso pezzo di storia austriaca. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 220 g di farina 00, 200 g di burro morbidissimo, 200 g di zucchero semolato, 6 tuorli, 6 albumi, 200 g di cioccolato fondente al 75% di cacao, 30 g di cacao amaro e un pizzico di sale. Per prima cosa prendiamo una boule bella capiente e ci mettiamo dentro tutto il burro e circa la metà del nostro zucchero. Poi, aiutandoci con le fruste elettriche, montiamo il tutto finché non diventerà una bella crema omogenea, circa per 5 minuti. Passati 5 minuti iniziamo ad aggiungere un tuorlo alla volta, mescoliamo per bene e aggiungeremo il secondo quando il primo si sarà già ben assorbito al tutto. Continuiamo così finché non li finiamo tutti e 6. E dopo aver aggiunto tutti i nostri tuorli non ci rimane altro che mettere il tutto un secondino da parte perché ci dobbiamo occupare degli albumi. Li prendiamo, li mettiamo in una boule bella capiente. Poi, aiutandoci con le nostre fruste elettriche, li montiamo leggermente a velocità abbastanza bassa per 30 secondi. Poi inizieremo ad aggiungere lo zucchero poco alla volta. Giunti a questo punto possiamo già aggiungere lo zucchero. E dopo aver montato per bene la nostra meringa, la sua consistenza deve essere questa. E come potete vedere fa il classico becco. Fatto ciò, abbiamo sciolto il nostro cioccolato fondente al 75% in microonde per 30 secondi e ora lo andiamo ad aggiungere al nostro composto di tuorli, assieme anche al pizzico di sale. A questo punto, aiutandoci con una palettina, andiamo a inglobare il tutto. Dopodiché possiamo aggiungere un po' della nostra meringa e aggiungerla molto lentamente al nostro composto. La mescoliamo con movimenti da sotto verso sopra, poi aggiungiamo le nostre polveri, che sono la farina 00 e il cacao. Qui ragazzi, mi raccomando, è importantissimo non aggiungere lievito, perché le uova faranno già il loro lavoro. Continuiamo così finché non finiamo tutta la meringa e tutte le nostre polveri. Finiti di aggiungere tutti i nostri ingredienti, non ci rimane altro che trasferire il nostro composto in una teglia con diametro di 22 cm. Fatto ciò, cuoceremo tutto a forno normale a 180 gradi per 40-45 minuti. Qui è importantissimo fare la prova a stecchino. Per il ripieno della nostra deliziosa torta Sacher ci servirà della marmellata di albicocche fatta in casa da noi. Per chi non avesse visto il nostro video, si guardi per bene il link in descrizione. Ed ecco qui com'è venuta la nostra torta dopo 45 minuti di cottura. Ora non ci rimane altro che lasciarla raffreddare completamente. Per la glassa della nostra torta ci serviranno 200 g di cioccolato fondente, 125 ml di acqua e 200 g di zucchero semolato. Ragazzi, nella glassa della Sacher non ci va mai la panna perché la glassa deve rimanere leggermente opaca. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio. Come potete vedere, abbiamo tolto la parte superiore della nostra torta in modo che le due parti siano perfettamente lisce. Poi le abbiamo divise in due e ora, sulla parte che era sottostante, mettiamo una bella dose di marmellata di albicocche che la stendiamo su tutta la superficie.
Ora adagiamo molto delicatamente la parte superiore a contatto con la marmellata. Poi la marmellata rimanente la mettiamo dentro un setaccino e aiutandoci con un cucchiaio spingiamo per bene, perché a noi ora servirà solo la parte liscia. Quando avremo ottenuto tutta la nostra parte liscia non ci rimane altro che trasferirla sulla nostra torta e coprirla per bene per benino. Mi raccomando, lo strato deve essere veramente finissimo. Ora, così com'è, la dobbiamo mettere in frigo per almeno un'ora. Abbiamo preso una ciotola più capiente in cui abbiamo messo cioccolato, zucchero, ora andiamo ad aggiungere l'acqua, poi sciogliamo tutto a bagnomaria. Dopo aver sciolto a bagnomaria tutti i nostri ingredienti non ci rimane altro che metterli in un passino, così siamo sicuri che il composto che otterremo sarà senza agrumi. Per aiutarci facciamo una leggera pressione. A questo punto possiamo prendere la nostra torta dal frigo e la glassa, che ormai è arrivata alla temperatura di circa 35-38 gradi, non ci rimane altro che glassare tutta la nostra torta. Guardate che meraviglia! Dopo aver glassato la nostra torta non ci rimane altro che batterla un pochino e metterla in frigo per mezz'ora. Ma guardate che bella che è venuta la nostra Sacher, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. Nell'hotel Sacher questa torta, come potete vedere, ha appunto il medaglione caratteristico con scritto appunto il nome di questa torta e una generosissima dose di panna non zuccherata a fianco. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa delizia di una Sacher. Mamma mia ragazzi, è sublime, veramente stratosferica. In questa torta c'è un equilibrio pazzesco. Infatti tutto il cioccolato che la rende golosa, contenuto in quella specie di pan di Spagna, poi in quella glassa, viene contrastato alla perfezione con la marmellata di albicocche e poi la panna completa il tutto. Insomma ragazzi, veramente stratosferica, assolutamente da provare. Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!